Dimensione Cliente 2017, Axelero ha presentato i risultati di un'indagine sull'uso dei social media da parte delle banche. Che cosa è emerso? L'indagine nasce dal fatto che noi ci occupiamo di progettare e implementare strategie digitali per grandi clienti, soggetti istituzionali e banche. Per progettare una buona strategia serve innanzitutto studiare il comportamento e le dinamiche dello strumento. Quindi abbiamo condotto un'indagine sull'informazione finanziaria sui social media per capire le dinamiche, i comportamenti e le preferenze degli utenti. Da questa indagine emerge che le banche conoscono l'importanza dei social media e il loro utilizzo, quindi presiedono i social media, ma dall'altro lato ne sono spaventati in qualche modo, lo utilizzano con una posizione molto difensiva e di conseguenza c'è un potenziale fortemente inespresso ancora. Che cosa possono fare le banche per migliorare la loro strategia sui social media? Dalla nostra indagine emergono alcuni fattori principali. Innanzitutto è importante utilizzare formati nuovi come i video, che sono quelli che di gran lunga sono i più efficaci sui social media. Dall'altro lato è necessaria una buona social identity, ovvero un posizionamento del brand sul web e sui social. Ma una delle cose principali è la community, quindi utilizzare i social non per acquisire clienti o limitarsi a promuovere dei servizi, ma fidelizzare gli utenti, quindi dialogare con loro, creare un legame, un rapporto di fiducia e quindi confrontarsi con il proprio pubblico. Quali sono gli aspetti più delicati che le banche devono affrontare in questo campo? L'aspetto più delicato è innanzitutto quello della gestione della crisi. Essere sui social network vuol dire esporsi in qualche modo e quotidianamente ci sono delle crisi che nascono offline o nascono online ma poi vanno a scaricarsi sui social media. Le banche sono consapevoli di questo e in molti casi per evitare la crisi hanno una posizione difensiva, pensano che parlare meno vuol dire rischiare di meno. Invece è importante parlare, è importante usare i social media, ma saper gestire dall'altro lato le risposte, le interazioni con il pubblico ed eventuali crisi che possono esplodere sul web.